Buona tarda mattina, cari amici, come state? Oggi siamo al 1º giugno e indovinate che tempo fa sta facendo qui in Sicilia? Letteralmente pessimo. Sta piovigginando, aria più fresca e questo è l'estate. Ma prima o poi dovrà cambiare, speriamo presto. E sto facendo questo video perché oggi sono dovuto uscire che mi servivano immancabilmente delle cose. Perciò ho deciso di andare da quel sapone che mi mancavano un pochino di cosine, sono voluta andare lì. E ho trovato varie offerte. Allora, qua c'è lo scontrino. Ora, mano a mano vi dico tutto. Allora, mi stanno quasi per finire, li tengo di scorta, gli acchiappa colore. C'erano in offerta quelli grey nel pacco più grande, però costano sulle 4 euro e alla fine ho preso questi qua, Super 5, che sono 10 fogli e mi sono costati, vediamo se trovo il prezzo, sì, no, 89 centesimi. Poi mi sono presa i dischetti giganti, questi erano in offerta, il Cotton Sound Allergan. E questi sono costati sulle 89. No, questo è un altro scontrino. Comunque sulle 89 centesimi. L'altro scontrino non se l'avevo messo. Poi ho preso gli assorbenti, due pacchi che erano sempre in offerta. Poi mi sono presa, ci sono andata per questo, perché lì di sicuro trovavo il Vanish. E infatti mi pare che era in offerta, mi pare sulle 3 euro e qualcosa. E ho preso questo qua in polvere perché rispetto a quello liquido è di più di quantità. E così posso stare tranquilla. Quello liquido, facendo la lavatrice tutti i giorni, purtroppo a me si finisce subito. Poi ho preso che era in offerta anche questo pacchetto di salviettine struccanti di questo marchio che diciamo non conosco, l'ho visto forse nei discount oppure nei negozi tutto a euro, Nice, e sono 20 pezzi, ma pochino mi sono costati. Ora il scontrino, vediamo se è qua, sì, salviettine struccanti Nice, 55 centesimi. Poi ho preso una bottiglia di Fabuloso, questo me lo ricordo a memoria, 1,40 euro, questa è la fragranza alla lavanda che è ottima. Poi ho voluto prendere in questo dispenser con il dosatore così, questo lavapiatti di una nuova marca, Super Fabio Ocean Power, ed era in sconto. Sono 550 mm. E vediamo quanto mi è costato. Sì, 99 centesimi. L'ho voluto per la prima volta provare perché ho visto anche la pubblicità in TV. Poi mi era finito proprio che non si sentiva più l'odore. La ricarica per il Glade profumatore che col passaggio dell'aria spruzza. E ho preso questa profumazione Ocean Adventure. Tanto per cambiare, sarà tipo una profumazione fresca, tipo marittima. Poi ho preso queste due dose di maschera Geomar che mi trovo benissimo. Ho preso questa anti-rughe, anti-age rassodante. E quanto è costata della Geomar? Sì, 90 centesimi. Poi mi sta letteralmente finendo l'ammorbidente, cioè quello dell'Eurofin, che non è male, però mi sta finendo, ce l'ho forse solo per oggi o domani oppure solo per oggi. E così tra i tanti diciamo ammorbidenti che erano esposti, meno male che ho buttato l'occhio sul coccolino perché questo costava in sconto 1,10 euro. Io stavo prendendo quello là, quello tesorito Yente che non l'ho mai usato, c'era anche l'offerta, però costava di più, forse era di più, non lo so. Comunque io siccome adoro questa fragranza, questa profumazione, ne ho approfittato. Certo è 750 ml, magari quello era di più, però niente, questo mi piace tantissimo. Al sandalo e caprifoglio, 1,10 euro, ne ho preso due bottigliette. Poi
mi mancava da tanto tempo il correttore per il viso, perché c'ho quello della L'Oreal che sto cercando di finirlo, ma è chiarissimo ogni volta quello che devo vedere per farmelo sfumare bene, perché mi resta la chiazza. E ho preso questo qua che io uso sempre, usavo diciamo principalmente questo qua, Cancelleta della Maybelline, e finalmente ho trovato la colorazione 02 Nude, quella che di solito uso io, perché è molto coprente, non è proprio chiara chiara, non è scura ma non è manco chiara, che copre bene le imperfezioni, fino a dove può. Poi siccome dovrebbe arrivare l'estate, allora io ho deciso di non usare più fondotinta oppure solo in occasioni particolari perché è pesante. Ho voluto provare perché ne ho sentito sempre parlare bene della Garnier BB Cream, questa qua, questa crema che è anche idratante, che dovrebbe essere una crema colorata, uniforma, corregge, illumina, idrata 24 ore, protegge dai raggi UV. Ma allora non c'era il tester, però io piano piano ho visto dalla bottiglietta che usciva la colorazione ed ero indecisa tra la medio chiara e la medio scura. Le ho guardate senza bocciarle, senza mettermi nei polsi, e mi sono convinta di questa medio chiara, perché quella medio scura, anche se ora andiamo incontro all'estate, per ora, se me le devo mettere ora, nei prossimi giorni ancora sono chiara. Perciò, perché non so quando andrò a mare, boh, se ne parla a fine giugno, in base al tempo che farà. Io ho preso questa medio chiara ed era anche in sconto. Allora, vi dico quanto mi è costata. Garnier BB Cream chiara, 4,50 euro, perché di solito costa di più. E poi niente, questa è stata tutta la mia spesa da quel sapone. Poi sono dovuta passare dal centro commerciale, ho preso delle piccole cose da Wycon che mi mancavano, magari ora poi vi faccio il video. Per adesso vi saluto e vi ringrazio di aver visto il video e vi auguro un buon sabato. Spero che da voi il tempo sia meglio di qui. Ciao ciao!